Il 24° capriccio di Paganini è un tema con variazioni. È il sesto ed ultimo studio della raccolta di Liszt e una trascrizione del 24° capriccio. Si tratta di un tema che sarebbe diventato celebre più tardi e che è oggi celebre perché su di esso furono costruiti i due quaderni delle variazioni su un tema di Paganini di Brahms e la rapsodia su un tema di Paganini di Rachmaninoff. Le variazioni di Paganini, in fondo, sono le più semplici che da quel tema potevano derivare e Liszt si mantiene fedele alla versione paganiniana. Cosicché ad ascoltare il capriccio di Paganini allo studio di Liszt, avendo nelle orecchie le variazioni di Brahms e la rapsodia di Rachmaninoff, si resta persino un po' delusi. A torto, si capisce. Però è molto difficile rifarci un orecchio vergine per ascoltare con gusto la geometrica tessitura del testo di Paganini, così come è difficile accontentarsi del testo biblico per la storia di Salomè. Riprendendo nel 1851 il sesto studio, Liszt procedette ad una radicale revisione della scrittura pianistica, facendo sparire alcune difficoltà che avevano dell'impossibile e semplificando molte cose. La seconda versione è dunque più saggia, ma devo dire che non sempre mi convince. Almeno in due variazioni, la numero 8 e la numero 9, io preferisco la versione più antica. Metterò a confronto diretto le due versioni di queste due variazioni. Potrei continuare con i confronti diretti, ma penso che dopo la scorpacciata di frammentazioni fatta fino a qui sia opportuno ritornare all'integrità della composizione. Premesso che la seconda versione piace a me meno della prima, è riconosciuto che la prima versione non ha fino ad ora solleticato l'orgoglio dei grandi virtuosi, eccettuato Petrov, farò ascoltare tutta di seguito la seconda versione. Lo studio numero 6 è oggi molto popolare tra i giovani pianisti, ma nella storia del concertismo non ricorre molto spesso. Se dovessimo stilare una graduatoria di popolarità, metteremmo primo, a grande distanza, lo studio numero 3, la campanella. Poi il numero 5, la caccia, poi il numero 4, poi il numero 2, penultimo il numero 6 e ultimo il numero 1. Che la campanella spopolasse lo sappiamo dalle cronache concertistiche e dal numero di incisioni e lo possiamo anche dedurre dal fatto che nel 1928 venne chiesto al 25enne Claudio Arrau di incidere in disco gli studi da Paganini, eccettuata la campanella. Una campanella incisa da un giovane quasi sconosciuto non l'avrebbe comprata nessuno, mentre gli altri studi, poco presenti o non presenti affatto sul mercato discografico, avrebbero trovato degli acquirenti. Neppure oggi esistono molte importanti incisioni del blocco dei studi da Paganini, e in particolare del numero 6. Arrau ha inciso negli ultimi decenni tutti gli studi trascendentali e 5 dei 6 studi da concerto, ma sugli studi da Paganini non è più ritornato. Lazar Berman ha inciso solo gli studi trascendentali. Georgi Zifra, gli studi trascendentali e parte degli studi da concerto. Jorge Bolet, i trascendentali, 2 volte, e 5 dei 6 studi da concerto.
Nel 1986, centenario della morte di Liszt, un solo pianista di grande fama internazionale, André Watts, impostò un suo programma commemorativo sugli studi da Paganini e sulla sonata. Da Watts abbiamo già ascoltato lo studio numero 1. Ascolteremo adesso lo studio numero 6. Thank you.
Ho già parlato più volte della versione degli studi da Paganini di Liszt di cui si servì il concertista Ferruccio Busoni e che, pubblicandola, Busoni propose ai suoi colleghi. L'edizione curata da Ferruccio Busoni comprende, stampate una sotto l'altra in righi sovrapposti, la versione di Paganini, la seconda versione di Liszt e la versione Busoni. Nell'opera Omnia di Liszt, Busoni curò il volume con le due versioni di Liszt. Le intenzioni di Busoni sono molto complesse. Riprendere alcune cose della prima versione, ma anche procedere ulteriormente sulla via della semplificazione, riscrivendo alcuni particolari come, forse, li avrebbe ripensati il tardo Liszt degli anni romani. Sul rapporto tra le due versioni di Liszt si può discutere all'infinito, e all'infinito si può discutere sulla versione di Busoni. A me la versione di Busoni, in genere, tranne alcuni particolari, piace poco, ma al contrario di altri non negherei a Busoni il diritto di crearsi una sua versione. Il tema, si sa, è molto controverso ed io sono convinto che in una discussione sarei sommerso dai dissensi. Ma qui non devo tanto discutere una tesi quanto dare al mio ascoltatore elementi di conoscenza e di riflessione. Perciò ho fatto ascoltare in alcuni casi la versione di Busoni e la farò ascoltare ora, concludendo con il numero 6 il discorso sugli studi da Paganini. L'esecuzione è di Vladimir Pleshakov. Thank you.
Avevo detto prima che Arrau e Bolet hanno inciso 5 dei 6 studi da concerto. Non esiste in verità una raccolta di 6 studi da concerto di Liszt. Esistono i 3 studi da concerto, o capricci poetici, pubblicati nel 1849, i 2 studi da concerto pubblicati nel 1863 e uno studio da concerto di cui furono pubblicate 2 versioni, una nel 1842 ed una nel 1851. Questo è il 6° studio da concerto che nessuno conosce in pratica, che nessuno esegue e di cui, per quanto è noto a me, esistono 2 sole incisioni in disco della seconda versione e nessuna della prima versione. Lo studio fu pubblicato nel 1842 con il titolo Morceau de Salon, nell'appendice del metodo dei metodi di Fétis e Moscheles, che comprendeva 18 studi di perfezione, cioè studi di perfezionamento, di cui 3 di Chopin, uno di Mendelssohn, uno di Liszt, uno di Henselt, uno di Heller, 2 di Thalberg, 2 di Moscheles ed altri di autori oggi non più noti. Lo studio di Liszt era abbastanza breve, 4 pagine a stampa, difficile, ma non quanto gli studi trascendentali o gli studi da Paganini, bitematico e, singolarità molto notevole, bipartito, con un tema in Mi minore ed un tema in Mi maggiore. Mi è capitato una volta sola di ascoltare in pubblico questo studio e non ne conosco alcuna incisione in disco. La seconda versione è più ampia, 6 pagine a stampa, ma mantiene in sostanza la struttura della prima versione. Questa versione ha un titolo che non so spiegare. Abirato, dairato, in collera o qualcosa del genere. Titolo che può effettivamente simboleggiare il primo tema. Ma più che di collera io parlerei di contrasto tra demoniaco ed angelico che è costante nella poetica di Liszt. È inoltre da notare un certo rapporto tra il carattere del primo tema e il tema principale dello Scherzo e Marcia, composto da Liszt nel 1851 e pagina che possiamo annoverare tra le sue meno note. In verità io non capisco perché lo Scherzo e Marcia debba essere così poco conosciuto e perché Abirato debba essere affatto ignoto. A me sembra che si tratti di una pagina da conoscere e anche di grande efficacia spettacolare, e spero che con me convengano i miei ascoltatori che certamente non avranno avuto mai occasione di sentirla. Tra le 2 incisioni di Abirato che conosco in disco, ho scelto quella di Carlo Vidusso, realizzata per la RAI nel 1951.